Abbiamo parlato di come la vigor sia un elemento di sana aggregazione e come questo avvenga grazie al fatto che il calcio e lo sport siano un momento di divertimento in senso assoluto. Divertimento che non può esserci se non ci sono dei capisaldi, dei punti di riferimento sui quali poggiare le regole del gioco. Ecco dunque che arriviamo alla nuova parola, etica appunto. La vigor, ormai da qualche anno, si è voluta dare un codice che vuol rispettare e che la sta portando ad osservare e vivere lo sport tenendo lontane le esasperazioni agonistiche e commerciali, puntando invece ad accogliere e avviare i giovani ad una sana pratica sportiva per la loro formazione, non solo tecnica, ma anche, appunto, etica e morale.